Pussin, no? No, quando, ma perché a te ne piace Pussin? No. No. Chi è Sugat? In questo video oggi faremo l'unboxing della Japan Crate. Wow, questa l'ultima Japan Crate che abbiamo provato era rossa. Era rossa. Ora c'è Pac-Man. Chissà che cosa ci riserviamo. Che cosa c'è dentro a questa scatola? Ma prima di iniziare questo video vi ricordiamo di condividere il video, di mettere mi piace e di iscrivervi sul nostro canale di YouTube. E non solo, seguite le nostre storie 24 su 24 su Instagram. E sotto ci sono i nostri nomi scritti. I nostri link dei nostri account. Siamo veramente euforiche di provare quella cosa. Sì, però non ci faccio il cast se siamo un po' pazze, quindi mettete comunque mi piace. Allora, se volete acquistare questa box vi lascio il link nell'info box dove potete cliccare e dovete comprarla. Questo abbiamo capito. Però questa è la box Premiamo. Premiamo. Mommo, comprate la Premium, mi raccomando, perché la Premium è la grande Premium. E vi riserva di tante cose belle. Wow, non guarda. Egre. Primo c'è il fogliettino. C'è un adesivo pacmannoso. Chi degli anni 90 non ha provato Pac-Man? Avete provato? Allora, avete provato a giocare questo Pac-Man? Se sì, scrivetelo sotto al video. E se vi è piaciuto. Ma questa è la box di novembre. Che bello. Novembre, che bello. Questo novembre la Japan Crate ha collaborato con la Bandai, addirittura la casa di produzione di Pac-Man. Che bello. Per portare questa box esclusiva. Stiamo celebrando la storia del più iconico videogame del passato. No, è Pac-Man, appunto. Speriamo che vi piaccia. Io amo Pac-Man. Pure se io morivo sempre, però Pac-Man. Uè! Non ho guardato niente. Ichigo! Io amo queste caramelle. Sakurambo. Io amo sempre. Ci sono dei sticchini. Sakurambo. Ci sono dei sticchini. C'è uno sticchino qui per mangiarli. Come si chiama Saku? Sakuramba. Sakurambo. Mamma mia, guarda che bel pacchetto. Il piatto sono io. Che lo scassi. Vai. Uè, ma questo che stecchino è? Allora, per mangiare queste caramelle ci vola uno stecchino. Prego, signora. Mangiate. Allora, queste caramelline che hanno la forma quadrata e sanno di ciliegia, si sente il proprio sapore della caramella. Della ciliegia. Si sente il sapore della caramella. Il sapore della caramella che è di ciliegia. Brava. La ciliegia. Però non è così carico, eh? A me mi piace. No, dico, non è così carico nel senso che non è che esplode di ciliegia. A me mi piace. È veramente molto molto carino. E quando mi piace, mi piace. ti piace. Ok. Ti piace a noi. Pam! Sono sembei. Apri. Vedi che sta? Sono sembei. Sono salati. Ehi. Cioè, addio snack. Non sono ostie. Sono la ostia. Del colpo di amen. Del colpo di amen. Del colpo di amen visto. Sono ostie. Tengo un retrogusto salato. Allora ragazzi, comunque questo tipo di ostia, diciamo così proprio, è la parte sotto dei wafer, senza cioccolata, senza niente sopra. Quindi importantissimo, mia sorella. Ma già allora ha identificato un sapore. Si piace! Si piace anche questo bella spalma di cioccolata. E ciao al prossimo. Questo è Pandoro melone. Pandaro. Com'è bellino. C'è un capellino. Ma no, il panda al melone, ragazzi. Biscotto panda al melone. Giapponesi? Questa è la box che cadono. E questa era? È finito? Ma buona, se ce n'è ancora. Era un pandaro, mamma mia. Gusto di melone in questo biscotto. Cioè, pare che si stia mangiando proprio la il melone. Con il giapponese delle caramelle. Non ci piace. Ci piace. Ma questo gusto non c'è bisogno solo di mi piace. Ci mi piace. Pippo.
Tamanegi-san. I poppi poppi, ragazzi, guardate. Che carini. Ragazzi, questi sono due. Papà e figlio. Ma che cosa sono? Che cosa sono? I puffi. No, vedi bene, che cosa sono? Le cipolle. L'odore è normale. Mamma mia, io le patatine speziate le amo. Io non sento cipolle, io sento sapore di buono, perché loro sanno fare troppo bene queste patatine al mais. Cioè le speziano in modo... Senza parole, ragazzi, senza parole, questa box ci sta stupendo. Wow, sento quasi il retrogusto di brodo. Brodo mia, di vegetale. Buono. Oh, e ci piace? Se piace la cipolla, scusate, non mangio. Ciao, ti piace? Ciao. Oh, che bello, guardate, la chiave del cuore. La chiave del cuore, che bello. Allora, me, che io lo tocco da qua e lo tocco da qua, tu lo tocchi da là. Ho vinto! Non si sa chi ha vinto. Ragazzi, però sono gli M&M's normali questi. Però sono sempre buoni. Smarties normali. Piacciono tantissimo. Ci piacciono. Sono le patatine. Gusto di cose. Aspetta, questo è un popping cookie, non mi dire. Allora, questo lo proveremo nei video, giusto? Sì, questo è un popping cookie che faremo un video a parte su questo. Vai. Sì. Vai avanti. Ehi. La questa qua grape. Come si chiama? Cazzo, io mi sto imparando in inglese, non mi sto imparando in italiano. Uva. Oishi kajiri choco. Ragazzi, mi sto imparando la uva. Grape. La uva. Uva. Ragazzi, oh. Mamma mia, come mamma mia, io sto morendo, il vino rosso. La frittella, però in formato lungo. Un gusto fantastico. La cosa particolare è che ha l'uva. E l'uva i giapponesi le sanno riprodurre, mamma mia, quanto che bontà. Io sono innamorata. Stiamo volando nel paradiso più bello di sempre, che nel paradiso nostro c'è delle caramelle. Caramelle. C'è caramelle. Caramelle. Poi c'è patatina. E caramella. Poi c'è... Ma questo ci piace? Mamma mia. Mamma mia, non posso esprimere la parola. Non posso esprimere, no. Mamma mia, che è meglio. Questo è Ramune Irodori. Ramune, gusto Ramune, gusto Renji, gusto Grape. Uva, grappa. Grappa. Ma che uva grappa? Vai, queste sono mentine. Già sono ubriache. Mentine troppo. Chimica? Fratello! Metti qua. Oddio, sanno di culo. Ma sanno di culo giapponese. Oddio, detersivo. Non faccio bollo. Non ti è proprio detersivo. Vi giuro. Dash un attimo. No, no. Si chiama svelto. Lavi i piatti bene e con la spugna. Però quando poi si sente questo buono della caramella. Ma quando mai? Ti piace la caramella? Ti piace? fai vedere su. No, è così, è tutto lì. Io non ve lo faccio mangiare. Il cesto della frutta, ragazzi. Che bello. Guardate anche la caratteristica della frutta che è fatta a cesto. Cioè ti danno pure il piattino di plastica. Cioè, ragazzi. Cioè, raga. Senti queste caramelline così. Si qua. Si tagliano con i denti. Si qua, dai. Un mio ananasso. Sto lime, wow. Sembra lontanamente lime. Ma sono buone queste caramelle. Perché i giapponesi fate le bustine così piccole? Aspetta. Caramelle gomosine. Caramelle gomosine morbidine. Ci piacciono? Ci piacciono. Fruttose. Fruttose, appunto, gusto. Gusto. Appunto, gusto. Gusto di svelta. E vai avanti, sorella. Oh, oh. Uva! Sicuro? Sì, uva. Piararu, babbo. Dove si... Oh,